E là ragazzi, bentornati su Ark. In questo episodio ci andiamo a catturare un deodonte, cioè l'antenato dei maiali che su Ark può curare gli altri dinosauri. Su Lost Island i deodonti si trovano sia su queste montagne innevate che abbiamo proprio vicino alla base, sia nella zona desertica, ma ovviamente noi ce ne andiamo a cercare uno qua sopra. Nel mentre però vi faccio vedere un po' i piccoli progressi che abbiamo fatto. Allora, innanzitutto ho riaffrontato di nuovo il boss a difficoltà beta, sempre con gli stessi Rex. Purtroppo nella battaglia un Rex è morto perché si era incastrato male e ha preso troppi colpi, però per fortuna sono riuscito a recuperare la sua sella e comunque abbiamo sconfitto lo stesso il boss, accumulando un altro po' di elemento che sto iniziando a conservare, anche se qualche altra cosina me la sono realizzata. Ad esempio mi sono realizzato le mangiatoie tech. Le mangiatoie tech, a differenza di quelle normali, funzionano come se fossero dei frigoriferi, quindi la roba al loro interno marcisce molto lentamente perché dura un'eternità, e questo ci permette di riempirle molto meno frequentemente, visto che il cibo dura molto più a lungo. E quindi è stata un'aggiunta carina. Ne ho piazzata una qua e un'altra da questa parte, in modo tale che riesco più o meno a servire tutte le creature. Poi ho migliorato anche l'allevamento di polli, cioè i dodo. Ho realizzato questa piccola struttura con le rampe, in modo tale che quando i dodo fanno le uova rotolano giù e le raccolgo facilmente. Tra l'altro i dodo per fare le crocchette basilari sono l'ideale, perché a differenza di tutte le altre creature su Ark, i dodo fanno le uova molto più di frequente. In effetti hanno una probabilità di generare un uovo ogni volta che fanno le feci. Quindi vedete, per esempio, questi al momento hanno cagato, però al posto di fare quella roba potevano far uscire un uovo. E siccome questi animali cagano molto spesso su Ark, voi lo dovreste sapere, ecco, vedete, per esempio questo ha prodotto un uovo. Quindi una piccola farm come questa di dodo ve ne produce tantissime di uova. Ricordatevi sempre di avere un oviraptor vicino, io infatti ce l'ho, e come vedete hanno l'icona dell'uovo che lampeggia, il che vuol dire che sono affette dal potenziamento dell'oviraptor, e hanno anche il potenziamento di coppia perché hanno un dodo maschio vicino. Quindi in questo modo aumentate al massimo la produttività di uova. Allora, io intanto raccolgo queste. Vai. Raccogliamo anche tutte le feci, tanto poi le scartiamo. Sta schifezza la buttiamo qua. E abbiamo raccolto già 7 uova. Le uova di dodo poi le sto accumulando, come vedete, perché le useremo per fare appunto le kibble basilari, quelle più scrause. Perché il deodonte, per usare la sua abilità di guarigione, ha bisogno di mangiare, e mangiare parecchio. E anche se può essere riempito con la carne, il modo migliore effettivamente per fargli recuperare subito la statistica del cibo è quello di fargli mangiare le crocchette, perché le crocchette hanno un valore nutrizionale molto alto e oltretutto possono essere fatte mangiare molto più velocemente rispetto alla normale carne. Ci faremo una marea di crocchette nel mentre. Andiamo a controllare anche i Rex, perché sto anche continuando l'allevamento per cercare nuove mutazioni. E quindi controlliamo se questa ondata di uova ne ha prodotta qualcuna. E tra l'altro in tutto ciò già un paio di mutazioni le ho ottenute, perché ho ottenuto un'altra mutazione sul danno. E infatti il Rex maschio ha 5 mutazioni adesso, mentre il Rex della salute ha ben 8 mutazioni. Quindi qualche mutazione in più rispetto agli altri Rex già l'abbiamo ottenuta. Altra cosa importante che sto facendo, e che mi avete consigliato anche voi, è quello di conservare le uova di Rex, perché su Ark uno dei modi migliori per far fare esperienza alle nostre creature è proprio quello di fargli uccidere i cuccioli appena nati. Perché uccidere un cucciolo di Rex fa guadagnare la stessa esperienza che si guadagnerebbe uccidendo un Rex adulto. E quindi appunto noi possiamo schiudere le uova e far divorare i cuccioli alle nostre creature e gli facciamo fare parecchia esperienza. I cuccioli di Gigantosauro sono quelli più che danno più esperienza in assoluto, e anche quelli di Viverna. Però innanzitutto i Gigantosauri ci mettono davvero tanto a far schiudere le uova e sono parecchio ingombranti, quindi farsi un allevamento qui sarebbe un bel casino. Invece noi usiamo i Rex, visto che li abbiamo già, e come potete vedere ho già riempito un intero frigorifero di uova pronte ad essere schiuse. Controlliamo quest'altri Rex se hanno preso mutazioni, ma a quanto pare no. E quindi anche quest'altre uova le buttiamo qua dentro. Ok. Poi ho realizzato parecchi depositi tech e ci ho messo le risorse principali che avevo accumulato in questi armadi, e in modo tale che così è uscito molto più ordinato e possiamo vedere la quantità effettiva di ogni risorsa.
E tra l'altro, in realtà ce ne stava un'altra fila sopra di depositi, però sinceramente era un po' scomodo doverci saltare ogni volta per accederci, e quindi per il momento ci accontentiamo di questi. E adesso vi faccio vedere in azione il Magmasauro, che voi giustamente non vedete più qua, perché io l'ho spostato su quelle montagnette lassù, dove c'è del metallo. E questi giorni l'ho già provato un pochetto, e ragazzi, penso proprio che manderò in pensione il nostro povero anchilosauro, perché il Magmasauro è davvero una bestia nel raccogliere il metallo. Prendiamo il nostro Argentavis. Questi Argentavis sono quelli che sto allevando, infatti hanno avuto anche una mutazione, vedete le piume gialle, e stanno uscendo belli forti. In particolare hanno parecchi livelli sul peso già di base, quindi sono ottimi Argentavis. Allora, innanzitutto, qua su c'è il primo gruppo di rocce con metallo e sono molto vicine alla base, come potete vedere. E guardate qua sotto chi c'è, il nostro amico Magmasauro. Salve. In realtà è amica perché è una femminuccia. E di questa piccolina qua sono riuscito a creare la sella, perché siamo arrivati al livello 95. Sella che gli ho già piazzato addosso e che vi faccio vedere. E come si nota, non è una normale sella, ma sembra più una specie proprio di capsula dove possiamo comandare il nostro Magmasauro. Perché effettivamente la sua sella, che se vista in prima persona è spettacolare, ci permette addirittura di entrare nella lava presente nei vulcani e non subire effettivamente danno. Quindi il Magmasauro è l'unica creatura, se non sbaglio, che ci permette proprio di entrare tranquillamente nella zona vulcanica. Ma non solo, il Magmasauro ha tante altre abilità molto carine. Ad esempio, raccoglie il metallo in una maniera incredibile. Gli ho già potenziato un po' il danno, ma non è che ne abbia tantissimo di base, quindi come potete vedere è soltanto 218%. Ma vi faccio vedere da queste roccette qua quanto ne tira fuori. Guardate. Ho smangiucchiato queste qua vicino e guardate un po' quanto metallo abbiamo raccolto. Se non sbaglio circa 2800 unità. Oltre che raccoglie un sacco di pietra anche, però la pietra sinceramente non ci serve. Adesso lo potenzierò anche un po' sul peso perché non riesce a tenerne parecchia. Però comunque, se venite con l'Argentavis, trasferite tutto nell'Argentavis, che poi ha anche la riduzione del peso e quindi è l'ideale. E gli ho lasciato un po' di metallo perché vi voglio far vedere un'altra caratteristica del Magmasauro, e cioè il fatto che questa creatura è effettivamente una fornace vivente. Nelle sue opzioni ha la possibilità di abilitare la fonderia. Il Magmasauro inizia a sputare fuoco proprio come se fosse una fornace, e al suo interno possiamo vedere che sta piano piano fondendo il metallo. Infatti ha già prodotto un lingotto. Se non sbaglio, produce come una raffineria normale, quindi ogni 20 secondi tira fuori un lingotto. E oltre a fondere il metallo, può anche cucinare la carne. E infatti sta cucinando la carne cruda, come potete vedere. Ora, per usare questa abilità consuma un bel po' di cibo. E quindi lui automaticamente si mangerà la carne se ce l'ha nel suo inventario. Però, una sua caratteristica è che il Magmasauro può mangiare anche la pietra. In qualche maniera la trova appetibile. E quindi in mancanza di carne noi possiamo fargli proprio ingurgitare un po' di pietra e gli facciamo ripristinare la statistica del cibo. Vi faccio vedere anche un'altra zona dove c'è un sacco di metallo, sempre qui vicino alla base. Ed è qua sotto. Se noi scendiamo la montagna, sempre questa, e andiamo verso le spiagge, vi faccio vedere come nascosto qua sotto c'è un altro deposito enorme di metallo. Eccolo laggiù. Un paio solo qua. Ce n'è qualcun altro lì all'interno che adesso non vedete perché è un po' buio. E qua guardate un po' quanto ce n'è. Cioè, quando vengo qui a raccoglierlo, ne esco con due Argentavis letteralmente pieni di metallo. 20.7 per 51.5. Vi faccio vedere anche qualche capacità di attacco del Magmasauro. Gli disabilitiamo la modalità fonderia. Se il Magmasauro
ha al suo interno dei lingotti di metallo, tipo questi, può usare il suo attacco secondario, perché il primo è questo che dà la zampata, o il morso, in base a come gli gira, ed è quello che raccoglie appunto il metallo anche, ma con l'attacco secondario, e quindi il tasto destro del mouse, sputa della lava. Guardate un po', vedete c'è il mirino, se lo teniamo premuto, e quando rilasciamo... Boom! Un po' come quando siamo andati a rubare le uova che ci hanno bruciato le chiappe gli amici magmasauri. Se non sbaglio, più teniamo premuto e più è potente il getto, e però consuma anche metallo, quindi usatelo con parsimonia. Poi un altro attacco che ha il magmasauro è che se carichiamo di nuovo la sua barra con del metallo, tenendo premuto il tasto destro, e invece di rilasciare la sfera di lava, premiamo il tasto C, lui espellerà, vedete, delle palle infuocate che oltre a far parecchio danno infliggeranno anche del torpore. A te ti lasciamo affondere un po' di metallo e noi ce ne torniamo in base. Quest'altro che abbiamo accumulato lo buttiamo tutto dentro la raffineria industriale, che comunque è molto più veloce fondere il metallo qua dentro, quindi ovviamente il magmasauro va bene in alcune circostanze, ma in base ci abbiamo questo giocattolino che è una bomba. Gli mettiamo dentro un paio di taniche di gasolio. Quasi quasi gli metto dentro anche un po' di legna, così almeno ci produce un po' di carbone. E accendiamo. E adesso questo produrrà un bel po' di carbone e lingotti di metallo. Ok, allora ragazzi, detto ciò, partiamo per la missione di oggi, e cioè quella di catturarci il deodonte. E per farlo ci portiamo innanzitutto la solita lancia arpioni e il fucile a canna lunga. Ci prendiamo un bel po' di dardi e di reti, queste qua. Ci prendiamo poi il narcotico, che è sempre utile portarselo, e le crocchette superiori, queste qua. Non credo servano tutte, però per sicurezza me le porto. E vi consiglio di usare assolutamente le crocchette quando catturate il deodonte, perché richiede davvero tanto cibo per essere addomesticato, e se non usate le crocchette dovete starci un botto con la carne. Vai! Allora, vediamo un po'. Per i deodonti l'ideale è avere delle statistiche alte in salute e in cibo. Allora, qui c'è un Managarm. Curiosità, vediamo il livello. Livello 15. Ok. Questo qua sotto. Un Purlovia? Mi sa. Sta zona per catturare le creature è un casino, perché ci sono un sacco di creature pericolose, tra cui i lupi, che ti mettono sempre il bastone fra le ruote. Ma ne sto vedendo un botto di Managarm in questo momento. Allora, se rinoceronti quasi quasi me li faccio fuori, perché mi servono le loro corna. Yeah. Ah, ecco qua. Scusate, eh. Megalocero. Rex. Altri rino. Aspetta che me li secco. Oh, allora, qua ce ne stanno un paio che si sono appena spappolati un rino. Vediamo per curiosità i livelli. Allora, 145, ottimo. E questa 130. E tra l'altro mi sa che ce ne sono anche altri laggiù. No, quelli sono lupi. Allora, facciamo così. Puliamoci un attimo la zona, perché io in genere prima di addomesticare faccio sempre così. Quindi, lupi, venite a me. Ok. Cavolo, questo era livello 150. Allora,
altri lupi laggiù? Facciamoceli fuori. Ok. Ci catturiamo quasi quasi prima il maschio, che è di livello più alto. Allora. Tiè. Ok. Bisogna fare attenzione che non venga la moglie a difenderlo. Vediamo un po'. Ok. Siamo a metà lavoro. No. Mi sa che gli ho sparato un colpo di troppo, ragazzi. Non lo so. Lo scopriremo subito. Allora, mettiamogli le crocchette. Eh sì, 89%. Vabbè, non fa nulla, dai. Ci accontentiamo. Allora. Ok, si è mangiato già parecchie crocchette. Sta già all'80%, figuriamoci. Quindi queste due dovrebbero bastargli, ok. Vediamo un po'. 99,9, cioè, date che sfiga. E adesso ci andiamo a prendere la femminuccia. Allora. Eccola qua. Ok. Ok, credo un altro colpo. Dovrebbe andare giù. Perfetto. Vai con le crocchette. Quest'altro mi sa che si è addomesticato. Sì. Ok, abbiamo perso un bel po' di livelli con quella... con quel colpo in più, però non fa nulla, dai. Venga, venga, maialozzo. Tu sei di livello 209. 7.009 di salute e 9.300 di cibo. Ok. Ti possiamo incapsulare. Ok. Pronta anche la femmina. È uscita con pochissima salute e cibo, se non sbaglio, simile a lui. No, forse il cibo ne ha un tantino in più, vabbè. Ok, incapsuliamoci anche a lei. Voilà. Ma sapete una cosa, ragazzi? Siccome io ho le crocchette superiori, che si usano anche per addomesticare i lupi, e ci abbiamo una crio vuota, quasi quasi un lupo me lo catturo. Semplicemente perché è una creatura che mi piace parecchio e in genere non la uso quasi mai, perché ci sono creature un po' più potenti. Però ce ne prendiamo uno carino e ce lo lasciamo in base a farci compagnia. Beh, il corno non me l'hai dato, ciccio. L'hai lasciato qua dentro? Sì. Voleva fare il furbo. Allora, 95, 1500. Ok, questi fanno schifo. Qui ce ne sono altri. 20, 25, 55. Dai che ne voglio uno potente. Vediamo questi. 50, 100. 100. Ah, qui ci sono altri maiali. Aspetta che controllo un attimo il loro livello, va. 20, 50 e 45. Ok, no. Vediamo quest'altro gruppo qua giù. Allora, state fermi, mannaggia. Vedo un 145. Maschio 145. E anche femmina. Cavoli, sarebbe da prenderli tutti e due. Però c'ho solo una crio libera. Però volendo lo possiamo afferrare. Allora. Aia. Vediamo un po'. Innanzitutto,
Acchiappo quello e lo ammazzo. Vai. Che non è un livello che ci interessa. Ok. No, 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 no. Aiuti. Lasciatemi i lupi in pace. Allontaniamo sti carnotauri. Allora, la femmina 145 si è salvata. E anche il maschio, beh, giustamente erano i più forti. Ma sono tutti e tre di livello 145. Che fortuna. Allora, iniziamo a prenderci questa qui marroncina. Vai. Ce la mettiamo qua. Ce la inretiamo. Ok. Oh, aspetta che... Non vorrei mica ucciderla sta cosa, eh? Ok, no. L'ultima... L'ultimo dardo. A posto. Vai. E la femmina ce l'abbiamo. 4 crocchette. La lasciamo qui. E ci andiamo a prendere il maschio. Ci prendiamo questo marroncino qua. Ok, è lui. C'è anche un Rex Tech laggiù. E infatti adesso quasi quasi vado a vederne il livello. Allora, lupacchiotto, vieni qui. Perfetto. Vai con le crocchette. Andiamoci un attimo a difendere da questo Rex qua, che se viene ci rovina. No ragazzi, livello 174. Oh mio Dio. Cavoli, sono tentato ad addomesticarlo. Solo che io i Rex ce li ho già. Lo faccio scendere qua sotto, così almeno ce l'allontaniamo dai lupi. Noi ci fermiamo qui e controlliamo la situazione. Ok, allora, femminuccia uscita. Non ha delle statistiche eccezionali, però non fa nulla. E adesso si è addomesticato anche il maschietto. Vediamo un po'. Il maschio ha 381% di danno. Ottimo. Beh, il maschio mi piace parecchio, sì. Allora. Ok. E tra l'altro vi faccio notare che i lupi possono essere cavalcati anche senza sella, eh. Quindi... sono creature comunque molto buone da catturare nelle prime fasi di gioco. E poi in branco questi sono davvero molto potenti. Questo non abbiamo la capsula, quindi ce lo prendiamo così. Ok. E ce lo portiamo così in base. Allora, mi segno bene la posizione del Rex. 37 per 60 circa, perché questo devo assolutamente venirmelo a controllare. Sì. Ok, eccoci tornati. Liberiamo prima l'altro lupo. Ok, li mettiamo vicini. C'è scritto che questo è il capobranco perché è il livello più alto. E poi c'è anche un più uno a simboleggiare che il branco è composto da un'ulteriore creatura. Quindi, se non sbaglio, il potenziamento può arrivare fino a più 4. Se in totale avete un branco da 5 lupi, ad esempio. E poi il capobranco può anche fare l'ululato. Col tasto destro? Sì. Ok, vedete? Facendo l'ululato abbiamo un bonus sull'attacco e sulla resistenza ai colpi di tutti i nostri lupi. E pensate, un branco di questi usato così, che cosa può combinare? E ci liberiamo anche i maialozzi, giustamente. Quasi quasi li piazzo qua questi. Vai. Allora. Uno qua. Mentre il maschio cadrà in crionato adesso, ma... fa nulla perché quando sarà poi si sveglia.
e a lei la mettiamo già in abilità accoppiamento, così quando lui è pronto inizieranno a darsi da fare. Cavoli, c'è un tirizzino che sta rompendo le scatole ai rex, vieni, vieni. Proviamo subito i lupi, va. Guardalo che maledetto. Facciamo un ululato. E adesso te sforno io a te. Tiè. Beccate questo. Ecco. E non provarci più, eh. Piccolino Rex, ti ha fatto male? Addirittura. Cioè, me lo stava distruggendo, ragazzi. Maledetto. Vabbè che ce n'è un altro di questi, però... quasi quasi è il caso di lasciarlo sul neutrale a sto punto. Visto che ci sono, raccolgo anche le uova. Così diamo un'altra controllata se sono uscite mutazioni. Eccola qua, ragazzi. Vedete? Mutazione matrilineare sui rex della salute. Però purtroppo non è sulla salute, perché infatti i livelli, vedete, sono sempre 54. E in questo caso ha preso una mutazione sull'ossigeno. Peccato, perché ha preso anche un colore violaceo, vedete? Sul primo slot. 242, niente. Quindi anche queste sono da cestinare e le mettiamo qua. Vediamo un po' intanto la fornace, perfetto. Ci ha cucinato un bel po' di metallo. E ci prendiamo anche il carbone, che lo mettiamo nel banco chimico. Per crearci la polvere da sparo. Ok, poi ho messo già le selle ai deodonti. E visto che il maschio si è svegliato, li ho messi già in accoppiamento. E la femminuccia è già in gestazione. Quindi fra 46 minuti il suo pancione sfornerà un bel cuccioletto di maialozzo. Cercherò di ottenere la statistica del cibo della madre incrociata con la salute del padre. E il cuccioletto lo farò imprintare, così sarà ancora ulteriormente migliorato. E i piani più o meno saranno questi. Allora, nel prossimo episodio ci andremo sicuramente a prendere artefatti e tributi per affrontare l'alfa del retinopiteco. E comunque nel mentre, questi giorni io mi dedicherò esclusivamente a cercare di ottenere ulteriori mutazioni sui rex. E una volta che saranno pronti inizierò a farmi il nuovo esercito. Li farò addestrare facendo uccidere i cuccioli di rex che ho pronti qua. E se necessario continuerò a portarli nella zona dove ho addestrato anche gli altri. E quindi penso che fra un 2 o 3 episodi saremo pronti per la battaglia finale. Non sarà per nulla facile sconfiggerlo l'alfa, perché è molto più forte e più resistente del beta. Però con dei rex buoni, delle selle ottime e un deodonte che ci aiuta nella cura, potremo farcela. Per il momento ci fermiamo qui. Io vi ringrazio per la visione come sempre. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi al canale. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!